Io sono contento di parlare davanti a un mondo così qualificato dell'informazione, di cui faccio anche un pochino parte perché, oltre che magistrato, sono iscritto a parecchi anni all'elenco dei pubblicisti, quindi in una certa parte sono un collega. Ecco, io ho seguito la vicenda Tobagi da più punti di vista. Sono stato giudice istruttore in quegli anni e ho in particolare trattato la questione del tentativo di sequestro che ci fu nel 78, quello da cui faceva cenno Magosso, quando addirittura ci furono degli appostamenti da parte delle formazioni comuniste combattenti e quindi il sequestro arrivò quasi ad una fase esecutiva. Poi mio padre, che era presidente della Corte d'Assise d'Appello, fece il processo d'appello nel caso Rosso Tobagi e tra l'altro abitavamo in via Coppa a 100 metri da via Salarino e quindi l'episodio ci colpì nell'immediatezza in modo molto forte. Allora, proprio perché quello di oggi è un argomento importante e perché sono davanti a un mondo dell'informazione qualificata, voglio fare una premessa perché le mie parole non vengano travisate. E dico una prima parte in cui sono convinto che molti non saranno d'accordo, magari chi mi siede vicino, però devo dirlo per un dovere di coerenza professionale. Io ho un'opinione positiva, molto ferma, sul trattamento che Barbone, che ho interrogato molte volte nei miei processi, e altri pentiti hanno avuto. Questo devo dirlo con fermezza. Sino a quel momento nessun terrorista, tutti attivi, e ha certamente evitato altre vittime. Ci sono poliziotti, carabinieri, giornalisti, magistrati, non sappiamo chi, ma che sicuramente sono vivi anche in base a quelle dichiarazioni. Questo è un dato di fatto oggettivo, al di là degli aspetti morali che ciascuno giudica come vuole. E il varco che ha aperto Barbone non si è più richiuso ed è terminato con la disgregazione di quelle che allora nel gergo si chiamavano OCC, le organizzazioni comuniste combattenti. Io credo che Barbone abbia parlato soprattutto perché con lo shock dell'arresto sia venuto a meno quel mito dell'invincibilità. Ricordo c'era proprio un articolo di Tobagi, poco prima di morire, che diceva i terroristi non sono samurai invincibili. Abbia avuto un tracollo personale e tra l'altro ha fatto una scelta assolutamente nel buio perché allora la legge sui pentiti non esisteva e quindi questo fatto è comunque un fatto che dal punto di vista giudiziario e direi anche sociale per la tutela delle persone è stato un fatto positivo. Io credo che nell'arresto e nella collaborazione di Barbone non ci siano né scandali né misteri e questo lo dico come premessa affinché sia chiaro che questa mia presenza non è un intervento contro Barbone o contro la scelta di favorire la collaborazione che noi come magistrati abbiamo portato avanti. Questa è la premessa. Quello che non torna è quello che è successo prima. Voi sapete che, l'ho detto anche Magosso, Barbone viene arrestato per reati minori, viene arrestato in particolare per il disarmo di un vigile in via Colletta che era avvenuto, se non sbaglio, nel 1978. E allora, secondo i carabinieri, in quel momento viene l'illuminazione che forse può essere anche colpevole dell'omicidio Tobagi. C'è una cosa divertentissima secondo me in quel tipo primo gruppo di indagini che è quella della comparazione grafica. Ci sarebbe un volantino di rivendicazione trovato in una base che deve essere proprio il volantino della vicenda di via Colletta, come per illuminazione c'è una parte scritta a mano tra centinaia di fiancheggiatori, terroristi appartenenti alla flotta armata che ci sono a Milano, centinaia. Di colpo, un giorno dopo l'arresto di Barbone, i carabinieri hanno l'idea che la grafia su quel pezzo di carta sia quello di Barbone. Io non ho mai visto situazioni simili in vita mia. Tra l'altro Barbone non è mai stato neanche arrestato, quindi non è un personaggio di cui c'erano già comparazioni o che fosse noto ai carabinieri. Di conseguenza questa è una storia inventata sostanzialmente a posteriori, che poi effettivamente fosse sulla grafia un'altra cosa, ma è comunque un tentativo di giustificare come si arriva a Barbone nascondendo la vera via per cui invece si è arrivati, che è quella di cui parla la corso. Tra l'altro io ho fatto una ricerca di archivio al comando dei carabinieri
di queste famose informative di ciondolo che sono scomparse e ho trovato quella di cui ha accennato anche Magosso, la prima relazione di osservazione sotto la casa di via Solferino di Barbone e della Rotersweig fatta da un carabiniere del nucleo di terrorismo. Pensate che porta addirittura la data 4 giugno, quindi praticamente 7 giorni prima erano già andati a colpo sicuro, prima che ci fosse qualsiasi perizia di comparazione su quel famoso foglietto. Non solo, ma io ho sentito anche, ho parlato col maresciallo che ha fatto questo servizio di appostamento e mi ha detto, ma certo, io sono andato lì perché era sospettato della vicenda Tobagi, mica per il disarmo di Gire, no? Questo quindi è molto chiaro che già pochi giorni dopo le indagini fossero state indirizzate. Quando i carabinieri l'11 giugno, quindi siamo a 2 settimane di distanza dall'omicidio, chiedono alla procura le intercettazioni, fra l'altro, di tutta la questione della comparazione grafica non c'è neanche una virgola. E anche queste sono a colpo sicuro. Chiedono l'intercettazione di Barbone, della fidanzata Rotersweig e di Morandini, che sono esattamente le persone nell'arco coinvolte nella vicenda, a vario titolo, dicendo che essendo soggetti molto vicini alla lotta armata possono essere loro. In realtà i carabinieri sapevano e avevano sottovalutato, e quando muore Tobagi si accorgono dell'errore, si accorgono che le informative, il ciondolo, davano la pista giusta, che quella pista era stata completamente sottovalutata, e in qualche modo tentano di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, inventando un'altra linea di individuazione di Barbone tramite quella storia della grafia e via discorrendo. In sostanza corrono i pari, si accorgono che non si sono accorti e vanno al recupero. Ora, io devo dire, ho lavorato moltissimi anni con i carabinieri dell'OS, del nucleo di terrorismo, ho conosciuto tutti gli ufficiali di cui si parla in questa vicenda. Hanno grandissimi meriti in linea generale. Io dico però nello stesso tempo che se c'è un errore e questo errore viene ripetuto anche nelle aule, questo errore ripetuto diventa una colpa, tanto più che porta alla condanna di giornalisti che hanno fatto come Magosso e Guidani il loro lavoro. E questo, come magistrato e come cittadino, fermi i meriti, non lo posso accettare. Allora, cosa è successo in sostanza? Facciamo ancora brevemente la storia, che forse ripeterla due volte per capire. Nel 79 il brigadiere Covolo, soprannome Ciondolo, entra in contatto con il postino Rocco Ricciardi di Varese, il quale viene messo alle strette durante la perquisizione e decide di diventare un informatore. Questa è una tecnica di polizia assolutamente normale e accettabile, che giustamente viene usata a fini di giustizia. Solo che del fatto che ci fosse Rocco Ricciardi come informatore da anni non si parla né del fascicolo del processo né di dibattimento. Avviene però che nell'83, quindi siamo 4 anni di distanza, il ministro socialista Lagorio tira fuori la famosa informativa di cui torniamo adesso a qualche secondo, molto lunga, in cui Ricciardi, il postino, sostanzialmente nel dicembre 79 anticipa a Covolo che Tobagi è gravemente a rischio. Accade una cosa spiacevole quando Lagorio parla di questa informativa. I magistrati della procura invece prima negano che esista, poi quando salta fuori l'informativa non possono più negare che esistano. Ma invece di andare a cercare in quale pacco di atti dei carabinieri stia questa informativa, tutte quelle prima e tutte quelle dopo, che sarebbe importante dal punto di vista investigativo e di ricostruzione, se la prendono con Lagorio e danno la caccia a chi ha fatto uscire l'informativa, cioè esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare. Ricordiamo che allora c'è uno scontro durissimo tra la magistratura, soprattutto milanese, e il Partito Socialista, per tante ragioni di cui non voglio rievocare, perché sono anche storie, sono morte, per cui invece di operare nel senso della giustizia si tiene un atteggiamento di guerra a quelli che hanno tirato fuori l'informativa, e questo è inaccettabile sul piano della ricostruzione storica e giudiziaria della verità.
Cosa dice l'informativa, in sostanza? Che Walter Tobagi è ritornato nel mirino dopo essere stato oggetto di un tentativo di sequestro nel 78 da parte delle formazioni comuniste combattenti, dopo che sono ritrovate quelle schede di cui parlava Magosso nei vari corpi e nelle varie valigie, e che c'è un gruppo che ne sta ripreparando, questa volta l'omicidio perché si è saliti di grado, facendo sostanzialmente appostamenti in via Solari nelle zone intorno, che sono quello appunto dove, Tobagi abitava. Quindi un appunto informativo estremamente credibile, che i carabinieri sanno provenire da una fonte estremamente credibile, uno come Rocco Ricciardi, che ha fatto il salto della barricata e ha fatto arrestare persone, scoprire corpi e armi, quindi non uno che passava per strada. Allora, tra l'altro Ricciardi era in contatto con un tale Franzetti, il quale a sua volta, dato che questi gruppi giravano un po' le stesse persone, era strettamente legato a Manfredi Di Stefano, erano anche della stessa zona di Varese e Como. E quindi la fonte di cui parla Ricciardi non è una fonte casuale, ma è una fonte proprio d'ambiente che rende assolutamente credibile che lui abbia ricevuto quelle confidenze. Allora, c'è il tentativo di difesa dei carabinieri anche della procura, e vabbè, no, è tutto falso, perché il gruppo 28 marzo, che poi si scoprirà che ha fatto l'omicidio, nasce come risposta all'azione di Via Facchi a Genova. Se se la informativa è di dicembre, è fasulla, perché quel gruppo non c'era. Questa è una frottola grande come una casa, perché quel gruppo, formato da quelle stesse 6 persone, sono proprio pochissime, è un piccolo gruppo, esisteva già, solo che si chiamava con un altro nome, si chiamava Guerriglia Rossa, e aveva iniziato, come ci racconta Di Stefano, come ci racconta Giordano nell'intervista che c'è nel libro, e già nel dicembre-gennaio 79-80 aveva fatto delle belle rapine di autofinanziamento a Milano e Lodi. Poi, dopo i fatti di Via Fracca, prende un nome, come dire, più dignitoso, perché Guerriglia Rossa non è un granché, Brigata 28 marzo è significativo, ed è una specie di desiderio di avvicinarsi al tale delle Brigate Rosse, rivendicando come proprio denominazione, dal punto di vista delle organizzazioni combattenti, i martiri di Genova. Semplicemente esisteva già, ma con diverso nome, e le persone sono assolutamente le stesse. Per cui è una difesa dei carabinieri assolutamente inconsistente, che è frutto dell'imbarazzo di quella situazione. Di informative che vengono fuori, tu non le hai considerate, le hai ritenute infondate, e poi la persona di cui si parla viene ammazzata. E non una persona qualsiasi, ma una persona importante in quel momento nel mondo dell'informazione e di indicazione all'opinione pubblica di cosa si atteggiamento si dovesse prendere nei confronti di questo fenomeno. C'è un'altra cosa, il brigadiere che avete sentito nel collegamento dal luogo dove si trova, fra l'altro spiega più volte nelle aule che non solo ha redatto questa informativa, già basterebbe questa per far partire un indagine, basterebbe questa anche per far chiamare, diciamo, dal questore, senza bisogno che si muovano i carabinieri, dal questore che ha detto la sicurezza, no? Tobagi dice: guardi, lei è in pericolo, cosa facciamo? Facciamo una scorta, la seguiamo, che iniziative prendiamo? E invece questo non viene fatto, e questo è molto grave. Allora, Ciondolo dice di più di quello che c'è scritto qui, dice: guardate che io, Rocco Ricciardi, con lui ho avuto un rapporto per mesi e mesi e mesi, andavo a trovarlo a Varese, più raramente veniva lui a Milano, e ogni volta c'era quello che mi diceva, che era relazionato in una relazione come questa. Ora, io ho abbastanza esperienza dei contatti giustissimi tra ufficiali di polizia giudiziaria e pentiti, informatori, confidenti. Se non tieni il contatto continuamente, la fonte la perdi, perché devi creare un rapporto di fiducia e di stima. L'ho visto in tantissimi casi. Quindi era ovvio che ci andava una volta alla settimana, e come lui dice: guardate che questa non è l'unica informativa. Anzi, quelle dopo sono anche più esplicite, perché si dice chi sono i nomi del nuovo gruppo, da Barbone ad altri, che stanno progettando
questa azione contro Tobagi. Solo che, dice Ciondolo, dato che io, quando è morto Tobagi, mi sono messo a litigare con i miei superiori dicendo, vedete, non mi avete ascoltato, quello che è successo, mi hanno buttato fuori e sicuramente hanno fatto sparire tutte le informative successive, se ne è salvata solamente una. Allora, nell'arco della mia attività di ricerca puntuale su questi fenomeni che conduco da anni, io ho avuto modo di parlare con il generale Bozzo qualche anno fa. Il generale Bozzo era, per chi non lo sapesse, era un ufficiale dell'arma, che era un coordinatore del nucleo antiterrorismo, teneva i contatti fra la divisione e il nucleo. Per sud-est della Chiesa. Esatto, esatto. Ed era un ufficiale dei carabinieri di altissima levatura, specchiato a onestà morale, e che è uscito da tutta la carriera dell'arma senza una macchia. Tanto per intendersi, Bozzo era stato uno dei più importanti testimoni dei giudici Colombo e Cuone quando hanno fatto le indagini sulla P2 e sul Banco Ambrosiano, perché aveva denunciato i gruppi piduisti che si erano insediati nel comando della divisione Pastrengo. Tra l'altro è una vicenda che ho incrociato anch'io nelle mie indagini sulla destra, perché questi gruppi, ad esempio, proteggevano i gruppi di destra, come il famoso Mardi Fumagalli, che operava in Valtellina, gli tenevano le armi, gli davano le armi, eccetera. Bozzo è un testimone affidabile e una persona per bene. Bene, io parlo qualche anno fa con il generale Bozzo di vari argomenti e mi dice, sì, mi ricordo benissimo, io guardavo tutte le carte perché avevo un ruolo di dirigente. C'era questa fonte, guardate che non è che fonti del terrorismo ne avessimo 15 o 20, cioè l'importante c'era solo i postini. Non era molto facile che uno saltasse la barricata in quei tempi in cui il terrorismo sembrava vincente, no? Invincibile, non venivano arrestati. Le sue relazioni, mi dice Bozzo, sono un pacchettotto così. Il che vuol dire 25-30 relazioni, come dice Ciondolo. Questo Bozzo non lo dice solo a me, ma lo dice, per chi lo volesse sapere, in un verbale, dato che aveva saputo anche molte cose nel campo della destra, Bozzo, in un verbale reso alla procura di Brescia, in cui riprende esattamente la stessa cosa nel 2011. Quindi è un dato di fatto assolutamente acquisito. Devo dirvi che io poi ho avuto modo di parlare anche con un altro ufficiale che lavorava nel medesimo nucleo, che è il capitano Alati, il quale mi ha confermato in un colloquio, in una testimonianza, che per quanto ricorda le relazioni erano almeno 25. Non sa di quelle dopo dicembre 79, perché poi è uscito da quel settore dell'arma. Quindi sono due testimonianze assolutamente granitiche sul fatto che Ciondolo dica il vero e che quindi si fosse saputo molto più di quanto si fa finta di dire su quello che si stava preparando nei confronti del povero giornalista. Fra l'altro, in questo periodo, nel corso di ricerche per commissioni, e lavoro di studio, di ricerca anche per la commissione Monora e così via, io ho avuto modo di accedere a tutti gli archivi dell'arma. Io ovviamente si è cercato anche nei fascicoli Ricciardi, nel fascicolo Ciondolo, nel fascicolo Tobagi, nel fascicolo 28 marzo, nel fascicolo Barbone. Queste relazioni sono state fatte sparire per ironia della storia. Finita in un altro fascicolo, se ne era salvata solo una, che è quella che riguarda dei riconoscimenti di persone che nella zona di Varese si vogliono una certa pizzeria. Ecco, una, diciamo, più innocua, che però è sfuggita, è questa, che è sfuggita alla sparizione, perché stava in un altro posto, e che però testimonia come ci fosse, questa è di marzo 79, come ci fosse un rapporto assolutamente stabile e continuativo tra il sottufficiale e il suo informatore, come avviene regolarmente del resto. Allora, possiamo tranquillamente dire che nel momento in cui Tobagi viene ucciso, si corre ai ripari, perché in realtà si era sottovalutato il pericolo, si manda in un lampo un sottufficiale a fare l'osservazione sotto la casa di Barbone, si chiedono le intercettazioni alla procura dicendo meglio intercettare questi senza spiegare il vero motivo, e si inventa un po' la storiella della grafia, che in realtà è stato possibile pescare quello perché già si sapeva che Barbone ha coinvolto, cioè non è che vedendo centinaia di foglietti, questo qua mi sembra la scritta di Barbone, no,
una volta che tu sai che è lui, dice proviamo anche una, il riscontro viene dopo, non è l'iniziativa di partenza quella della comparazione delle grafie. Bene, di tutto questo in un certo senso per anni non si è voluto parlarne. Questo poi tra l'altro aumenta il complottismo, perché io dico probabilmente un errore che si è voluto coprire con altri errori fino a creare una situazione inestricabile. Ma quando si fa qualcosa del genere si dà poi la stura a tutte le possibili ipotesi che possono essere fantasiose, da quel punto sono logiche. Che non so, Barbone fosse uomo della TV, è infiltrato, che i giornalisti comunisti volessero uccidere Tobagi perché era contro la. Ecco, di tutto, ma questo nasce dall'errore iniziale di poca chiarezza che è stato fatto. Io personalmente, se devo dirvi la mia idea, è quella, l'ho conosciuto, sentito praticamente tutti in quell'area, non sull'omicidio, ma su un sacco di cose. La mia personale opinione è che è stato ucciso da 6 persone. Che erano ubriacati dall'idea di fare il salto di qualità in alto. Poi non voglio dire di più, ecco, la mia opinione è questa, però la confusione è creata da tutta questa storia che è stata montata per ricostruire un falso percorso alternativo di come si è arrivati all'incriminazione. Ora, non bisogna parlarne quando Magosso intervista il brigadiere che racconta tutta questa vicenda. Fanno una brutta fine, no? In barba alla libertà di stampa vengono querelati da ufficiali dei carabinieri, mogli di ufficiali dei carabinieri, eccetera, eccetera, e vengono condannati come diffamatori. Una cosa assurda dal punto di vista del diritto di libertà di cronaca. Intanto perché il giornalista che raccoglie un'intervista, se viene da una persona che effettivamente è al centro dei fatti, fa un dovere di informazione. C'ha quella persona poi che risponde se ha detto cose non vere. Come si possa condannare qualcuno per aver raccolto un'intervista? Non lo riesco a capire. Comunque avevano fatto un lavoro di informazione su fatti che, come diciamo, stanno sempre più chiarendo gli accertamenti di questi anni, erano stati raccontati in modo veritiero dal brigadiere Covolo e sono stati condannati. Io due cose ancora dico e poi concludo. Bisogna sempre avere un occhio molto critico. Ricordiamo che Magosso ha fatto anche una serie di servizi, anche lì l'hanno correlato, ma credo che poi questa volta l'abbiano assolto, su tutta la vicenda delle carte di via Monte Nevoso, in cui i protagonisti dell'arma sono sempre gli stessi. Per esempio è Bozzo e anche Alati che dicono, ma guardate, quando sono arrivati lì, c'era un bel pacco di documenti di Moro, che poi è uscito dalla base di Monte Nevoso, è stato fotocopiato in caserma, la faccio breve perché è una vicenda che conoscete, ma lo volevo solo richiamare, e quando è stato riportato, prima ancora di essere protocollato e prima che fossero chiamati i magistrati, si era un po' smagrito, il che vuol dire che quelle che erano le pagine più imbarazzanti di quello che aveva detto Moro, che era trascritto in Monte Nevoso, è stato fatto per ragioni di Stato. Il discorso qua sarebbe lungo, sparire. Quindi la ragione critica ci vuole in tutti questi casi, e questo sempre rispettando il lavoro fatto dai carabinieri in quegli anni, che io assolutamente, che ho condiviso e che non voglio smettere. Ecco, la verità sta emergendo anche grazie al libro di Antonello Di Stefano che ho letto, e io mi auguro che la Corte di Giustizia Europea, a cui è stato fatto ricorso da Magosso e dal suo collega Prindani contro quell'ingiusta condanna lesiva del diritto di informazione, dia a tutti noi la soddisfazione di annullarlo.